Non è importante contare le volte in cui abbiamo provato ad essere anche una televisione di servizio, raccogliendo le vostre sollecitazioni e cercando per voi le risposte di cui avevate bisogno. Per noi è più importante sapere che ci abbiamo provato e che talvolta ci siamo riusciti. Oggi parliamo di uno di quei casi in cui esserci, come televisione, come servizio, fa la differenza. Il 19 gennaio 2021 al TG8 è andato in onda un filmato in cui, oltre a segnalare la complessità della procedura di accesso all'iscrizione alla manifestazione di interesse per il vaccino anti-Covid sul portale Sanità della Regione Abruzzo, abbiamo anche spiegato passo per passo come superare gli ostacoli e arrivare fino in fondo. In tanti, tantissimi, lo avete apprezzato e noi abbiamo fatto di più, segnalando a chi si occupa tecnicamente del portale la non immediatezza dell'accesso all'iscrizione e aggiungendo anche un'ulteriore lamentela dei nostri telespettatori che si sono imbattuti nel malfunzionamento dei servizi online e in particolare della procedura di revoca o cambio del medico di famiglia, secondo quanto dichiarato nell'avviso fino a ieri presente sul portale. Due problemi, due soluzioni. Sul sito è comparso un link che conduce direttamente alla scheda da compilare per manifestare il proprio interesse alla vaccinazione anti-Covid, il che semplifica di gran lunga il percorso. E anche la seconda questione sembra essere stata risolta, visto che finalmente è stata rimossa la news sul malfunzionamento, non più attuale e forse dimenticata lì per sbaglio.